più risorse anche in borghese da parte della polizia e dei carabinieri. Lo ha dichiarato Antonio De Jesu, questore di Napoli, al termine del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, riunitosi oggi in prefettura dopo gli episodi di violenza della notte di sabato scorso nella zona dei Baretti di Chiaia, che ha visto coinvolti giovanissimi tra i 14 e i 19 anni, con un bilancio di 4 feriti con arma da fuoco. De Jesu ha anche detto che un team della squadra mobile sta lavorando intensamente in piena sinergia con il pool di magistrati che il procuratore Giovanni Melillo ha disposto. Anche il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, presente in prefettura, ha dichiarato che occorre lavorare in più direzioni, ma soprattutto con il rafforzamento dei controlli da parte delle forze dell'ordine, le quali insieme alla magistratura stanno facendo un ottimo lavoro anche per individuare i responsabili di sabato scorso. Ascoltiamo il questore De Jesu e il sindaco De Magistris ai nostri microfoni. Noi faremo un ulteriore rafforzamento insieme all'Arma dei Carabinieri. Venerdì Carabinieri, noi ci concentreremo sulla fascia quella più critica, dalle 0 alle 5-6 di mattina, per garantire un adeguato servizio di una cornice di sicurezza al coso. Sarà visibile, non invasiva, perché noi come obiettivo abbiamo quello che quell'area possa essere fruita dai giovani in piena serenità. Ci saranno dei controlli amministrativi da parte della Polizia Municipale e anche da parte nostra, da parte dell'Arma dei Carabinieri, per far rispettare ciò che è nell'ordinanza del sindaco. Testeremo questa situazione, sicuramente ci saranno più risorse anche in borghese da parte da parte della squadra mobile, servizi in borghese, ci sarà anche l'utilizzo del LTE, questo nostro sistema di smartphone che rimanda le immagini in sala operativa, che sarà molto utile anche ai fini investigativi qualora, non ce lo auguriamo, ci dovesse essere qualche evento, perché in quell'area, questo sarà anche il tema che ci porremo, sicuramente la videosorveglianza dovrà essere progettata. Diciamo innanzitutto che quello è un fatto criminale che con la cosiddetta movida non c'ha nulla a che vedere. Come più volte abbiamo detto, quando accadono questi episodi e anche altri che sono accaduti nel passato, bisogna lavorare in più direzioni, ma soprattutto con un rafforzamento dei controlli da parte delle forze di polizia. Quindi il tema è questo, si è registrata la positività dell'ordinanza che ho emesso qualche giorno fa, si è aperta anche una riflessione su alcune misure che nel medio e lungo termine bisognerà prendere anche di altro tipo. Per adesso si lavora soprattutto le forze di polizia per un rafforzamento visibile ma anche di tipo investigativo.